I ricoverati a causa del virus devono essere trasferiti al Covid Hospital di Pescara. La classe politica aquilana insiste per concentrare l'assistenza sanitaria nella struttura del capoluogo adriatico, costruita con un finanziamento da 11 milioni di euro proprio per far fronte alla pandemia. Ci sono più di 50 pazienti oncologici, ha detto il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, che attendono di sottoporsi a interventi sospesi a causa dell'emergenza Covid. Nella polemica si è infilato anche il capogruppo di Forza Italia al comune di Pescara, nonché primario di urologia all'ospedale Santo Spirito, Roberto Renzetti. D'accordo col trasferimento dei pazienti, dice Renzetti, ma solo se le altre ASL dovessero esaurire i posti. Quando si parla di salute pubblica lascerei da parte i campanilismi o le fughe in avanti, ma bisogna cercare di tutelare il bene del paziente e del cittadino. Ora, questo non significa che a prescindere il Covid Hospital di Pescara non debba essere pronto per eventualmente accogliere i pazienti qualora le altre ASL si trovino in difficoltà. Ma non deve essere la partenza del percorso, del discorso. Cioè, non posso accettare quando il sindaco Biondi dice noi non possiamo ricoverare i pazienti perché abbiamo pazienti oncologici da operare. Beh, vorrei ricordare al sindaco Biondi che la ASL di Pescara ha operato i pazienti oncologici nel pieno caos nel periodo critico, ma anch'essa ha delle liste d'attese molto importanti per quanto riguarda i pazienti oncologici. La questione gira attorno al personale sanitario, concentrando a Pescara la lotta al virus. Medici e infermieri, soprattutto anestesisti, dovrebbero essere dirottati al Covid Hospital, tralasciando l'attività ordinaria del nosocomio civile. Non si può neanche pensare di poter nell'oggi e domani gravare tutto sul personale di Pescara che deve triplicare la propria attività mentre le altre ASL si possono permettere di continuare a fare la routine. Non mi sembra corretto. Cioè, allora, se dobbiamo anche affrontare un'emergenza di questo tipo, bisogna anche pensare di riorganizzare un attimo il discorso personale. Poi, quando c'è stato il problema, il reclutamento è stato fatto anche con delle iniziative in estemporanea nell'emergenza. Ora, non è che si può pensare di avere 100 anestesisti, per dire così, dico lì un numero, pronti nell'attesa dell'emergenza. Oggi l'assessore regionale alla sanità, Nicoletta Verì, ha convocato una riunione con i 4 direttori generali delle ASL abruzzesi e il direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale Cosenza, con l'intento di prendere una decisione che possa mettere la parola fine alla polemica.